Radio Flash e LivornoMagazine.it presentano Innamorarsi di Livorno. Buffalo Bill di Patrizia Poli. Il 17 marzo del 1906, alle 7 del mattino, una strana carovana si ferma alla stazione San Marco di Livorno. Comprende carri, cavalli, diligenze. Il circo, perché di circo si tratta, è il grandioso, celeberrimo Wild West Show di William Frederick Cody, nato nel 1846 e morto nel 1917, meglio conosciuto come Buffalo Bill. Dopo la sua vita avventurosa, infatti, Buffalo Bill ha fondato un circo di successo nel 1883 che ha intrapreso una grande tournée in Europa. Lo spettacolo si ferma a Livorno fino al 20 marzo, con due rappresentazioni il giorno, una alle 14 e una alle 20, e attira grandi folle che fanno la fila per prenotare i biglietti. I livornesi rimangono affascinati dall'imponente spiegamento di mezzi, 700 uomini di cui 100 pelle rossa e 500 cavalli. È tutto un vorticare di costumi, di penne, di frecce, di lance. Viene riproposta la battaglia di Little Bighorn, con la mitica resistenza del generale Custer, e perfino un attacco alla diligenza con sparatorie e inseguimenti in puro stile western. Pare anche che, durante il soggiorno livornese, il rude avventuriero sia entrato in un bar, abbia ordinato un ponce e, spavaldamente, abbia cercato di buttarlo giù tutto d'un fiato, ma si sia dovuto immediatamente ricredere e sorseggiarlo con calma, pena i lucciconi agli occhi. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info.